9 corti, 2 giardini, 23 artisti, 25 opere. Questi sono i numeri dell'edizione 2016 di Arte alle Corti, l'iniziativa torinese che dal 30 giugno al 10 novembre propone al pubblico, con ingresso gratuito, una serie di installazioni nelle corti e nei giardini di palazzi storici della città. Il progetto, ideato da Silvio Ferrero, è curato da Olga Gambari e da Francesco Poli. Tutto il progetto è un invito a vivere la città e a leggerla in un modo differente dall'uso quotidiano, anche spersonalizzante, in cui per il cittadino stesso non si scopre, non si conosce la città. Queste installazioni vivono nei cortili e nelle corti della città barocca, quindi di questa architettura aulica storica della torinese, e accolgono delle opere che lavorano su due livelli di armonia e di dissonanza, e creano proprio degli effetti di stupore, di grande suggestione, interpretando un po' quello che era lo spirito barocco di lavorare da un punto di vista soprattutto architettonico sulla meraviglia, sullo stupore. E sono suggestioni, creano proprio un lavoro di grande dialogo tra architettura e arte contemporanea, e soprattutto anche annullano il concetto di arte antica e arte contemporanea in un presente che è semplicemente un luogo coinvolgente per lo spettatore. La città metropolitana ha messo a disposizione la sua corte e il giardino nello spazio del cortile del palazzo, dove si trova la grande scultura monumentale in acciaio dell'artista francese Bernard Venet. Il giardino ospita i lavori di 9 artisti, eterogenei per generazioni e stili. Questo giardino è stato sempre interpretato e realizzato con il concetto di un giardino all'inglese, quindi un po' selvaggio, un po' anomalo, di grande fascino, e quindi è una specie di Wunderkammer botanica artistica, per cui queste installazioni sono disseminate e appaiono. C'è un grande lavoro di scenografico proprio sul fatto che c'è un gioco di scoperta, un gioco di apparizione, e dialogano tutte insieme creando questo piccolo hortus nel cuore della città con stimoli e con suggestioni differenti. Arte alle Corti si propone come una passeggiata nel cuore della città, alla scoperta di corti e giardini meno frequentati, in cui le opere d'arte sono in dialogo con l'ambiente circostante. In occasione di Arte alle Corti, apre per la prima volta al pubblico Palazzo Asinari di San Marzano, magnifica dimora nobiliare costruita nel 1684 su progetto di Michelangelo Garove, allievo di Guarino Guarini, sita in via Maria Vittoria 4.